Questo era un seminario che Giovanni Abbate della Lega mi aveva suggerito, perché come voi sapete poi tra l'altro questa nuova nuovi servizi che Italpos, giusto Giovanni, Italpos prevede, noi siamo fruitori perché tra l'altro abbiamo quattro stazioni nostre, come ben sapete, che fanno parte di questa rete più vasta di quella di Italpos di tutto il territorio nazionale, per cui facciamo parte anche noi di questa grande famiglia, per cui ci sono anche dei benefici per gli iscritti, per chi si deve iscrivere da posto, credo che utilizza le nostre stazioni, non deve pagare quel canone annuo che è previsto per tutti gli altri utenti. Per cui ci è sembrato giusto, proprio perché noi abbiamo contribuito alla realizzazione di questa rete, in tempi non sospetti, quando probabilmente nessuno, che nessun collegio d'Italia abbia questa cosa. L'abbiamo fatto in maniera forte, voluto dal nostro ex presidente, compianto di Rode Pacis, quindi da parecchi anni fa, e quindi poi adesso ci ritroviamo questa infrastruttura che spero possa essere di aiuto a tutta la categoria. Quindi oggi loro ci spiegheranno questi due servizi insieme al Sergio Mantenuto, che il cognome lo abbiamo prima, anche abbiamo prima la nostra valutazione, quello che si occupa appunto quando purtroppo le tecnologie sono quelle, ma è chiaro che ogni tanto succede qualche tipo su qualche stazione, però devo dire che puntualmente anche arrivano gli SMS della disattivazione e della riattivazione, quindi per cui credo che è un servizio che funziona. Io credo di non debba dire altro, se non appunto con lei e con Italpos per aver creato questo servizio, e sicuramente avremo occasioni per constatare sempre di più questo servizio, sperando che quanti più iscritti ne possano usufruire, perché poi agevolare il lavoro topografico in questo periodo penso che sia un fatto importante, quello di andare in campagna solo con il rover, poter seguire rilievi topografici, ma non con tecnologie GPS, ma non solo, di una grande precisione. Penso che ci siamo arrivati ad affinarci in maniera molto molto precisa, e quindi questo va sicuramente a vantaggio della categoria e della professionalità che deve poi portare fuori questo esterno. Noi ci siamo preparati per questo, sperando di riuscirci sempre meglio. Per cui io vi saluto, vi ringrazio per la partecipazione e credo di passare la parola a Giovanni, che mi deve fare il saluto, e poi la parte essenziale penso che verrà sul contenuto, che ci informerà su tutti questi nuovi servizi. Grazie per l'invito. Buongiorno a tutti, ci siamo già salutati e non sono parole di circostanza, ma io vi ringrazio perché sono consapevole dello sforzo che molti di voi hanno fatto per essere qui oggi, sia perché vengono da fuori, sia perché la libera professione, togliere del tempo alla libera professione, non è sempre cosa vantaggiosa. Quindi speriamo che per voi non sia tempo perso. Io ormai al Collegio dei Geometri di Avellino mi lega un legame che è iniziato circa 2 anni fa, quando ho assunto il ruolo di responsabile per il Sud Italia, e abbiamo iniziato ad ammodernare quella che è la rete di stazioni permanenti del Collegio dei Geometri di Avellino. Lo ricordo con piacere perché il collegio mi mise a disposizione dei geometri che mi facevano da pathfinder, da apripista, per andare ad individuare i nuovi siti dove collocare le stazioni di riferimento, e che fu occasione per me per conoscere meglio la provincia, Virpigna e tutte queste brave persone. Il collega Sergio Mantenuto approfondirà meglio di me quello per cui oggi vi abbiamo invitati qui. Io volevo dire questo: quando circa 10 anni fa il mio grande capo, attuale presidente di Laica, per
Africa, Asia ed Europa, mi telefonò in un caldo pomeriggio d'estate e mi disse: Gianni, non è che si può individuare qualche studio tecnico, qualche scuola dove installare una stazione di riferimento GPS? Lui è sempre stato, io ci lavoro con lui da 30 anni ed è sempre stato molto avanti in quelle che sono le idee. Onestamente io non avevo capito cosa volesse intendere, l'ho capito poi negli anni successivi. Abbiamo realizzato questa rete di tal posto, di cui fanno parte anche le quattro stazioni di riferimento del vostro collegio. L'attuale rete di tal posto consta di circa di oltre 200 stazioni di riferimento e, diciamo, qualcuno inizia o tenta di copiarci. Devo dire, non per fare pubblicità, che l'AICA, i fatturati lo dimostrano in Italia e nel mondo, la numero uno, un motivo ci sarà. Stanno cercando di copiarci, pensano di mettere su reti di stazioni di riferimento. Il problema è che per fare una rete di stazioni di riferimento non è cosa semplice, soprattutto perché, come approfondirà il collega, non si parla di stazioni isolate, ma si parla di una rete, e Italpost poi fa parte di una rete europea. Quindi io mi auguro di andare a lavorare anche all'estero. Dovunque andrete potrete utilizzare un solo ricevitore grazie alla presenza di questa rete europea. Per distinguersi e per fare ancora un passo avanti rispetto agli altri, ai nostri concorrenti, vedrete che si è pensato a questo servizio che ha assunto il nome di Polar, di cui io non voglio anticiparvi niente perché il collega sempre mantenuto sarà approfondirà più di me la questione. Quindi buon lavoro a tutti e speriamo di potervi passare qualche notizia utile e soprattutto nell'ambito professionale. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, non so se si sente. Bene. Allora, questa mattinata vogliamo presentare quello che attualmente è la rete Italpost di Latica, quindi la base per quello che sarà, nel senso da poco sono stati rilasciati nuovi servizi Polar che sono strettamente legati all'attività della rete Italpost. Quindi la rete Italpost, come ha anticipato Gianni Abate, anzitutto l'acronimo di Italian Positioning Service, ed è stata la prima rete di stazioni GPS a livello nazionale, quindi distribuita su tutto il territorio nazionale. Cosa è una rete di stazioni permanenti? Diciamo, il concetto di rete di stazioni permanenti parte da lontano, ovvero dal concetto delle reti di triangolazioni classiche, ovvero costituite, come per esempio la rete nel primo ordine, da vertici di coordinate note, che sono quindi equivalenti alle vecchie reti trigonometriche. Le reti di stazioni invece GNSS permanenti sono costituite da stazioni GNSS. Perché dico GNSS e non GPS? Perché il concetto GNSS comprende tutte le costellazioni satellitari attualmente in uso, quindi non solo più gli americani, quindi solo GPS, ma anche i russi, GLONASS, e a partire gli europei con Galileo, eccetera. Quindi la differenza sostanziale tra le reti classiche e le reti di stazioni permanenti, cioè la GNSS, è appunto questa. Si è passati da vertici di coordinate note, il cui, diciamo, principio fondamentale era l'intervisibilità tra i vari punti, a stazioni permanenti, GPS, operanti 24 ore su 24. Rappresentano quindi l'evoluzione delle reti trigonometriche e sfruttano la tecnologia e le capacità dei sistemi GPS di fare misure in continuo, quindi da questo il concetto di stazione permanente, elaborazione dei dati, eccetera. Quindi si è passati da reti sostanzialmente passive, in cui i vertici erano costituiti da chiodi che venivano una tantum rioccupati con la strumentazione classica, e quindi queste strutture sono queste reti sono infrastrutture utilizzabili da utenti che comunque dispongano di una strumentazione che è costituita da una coppia di ricevitore antenna GPS. Arrivando all'ultima rete di triangolazione, quindi occupata nella
la legge M95 è costituita da oltre 1200 vertici con una interdistanza media di 20 km tra i vertici e materializzata nel sistema di riferimento TRS-89. Si è passati poi al concetto di rilievo GPS, che ho anticipato poco fa, è costituito da una coppia di ricevitori e antenna. Quindi il concetto di misurazione di precisione con il GPS è nato a partire dalla necessità di avere due sensori, una base che funge da riferimento e un rover in campagna che riceve le correzioni da questa base di coordinate note. I vincoli sostanziali di una metodologia di questo tipo sono principalmente vincoli sulla distanza, ovvero distanze superiori a 30 km permettono, quindi distanze del rover dalla base, permettono una migliore accuratezza che poi man mano con l'allontanarsi dalla base degrada per baseline più alte. Successivamente è entrato quindi il concetto di stazione permanente, ovvero non si ha più la necessità di andare in campagna con una coppia base rover, ma si può installare una stazione GPS permanente su un punto noto e utilizzare solo il rover per andare a fare le nostre misurazioni. Quindi si ha la forte comodità di non dover più utilizzare due strumenti ma uno solo, quindi sostanzialmente solo il rover. Si è passati poi dal concetto di stazioni permanenti a quello che è una rete di stazioni permanenti GPS, che è rappresentata quindi da unione organica, quindi rete, di più stazioni di riferimento, che risolve entrambi i punti, ovvero quello della degradazione della precisione con l'aumentare della distanza, con l'aumentare della lunghezza della baseline, e il fatto che comunque si riducono notevolmente gli investimenti, acquistando un solo rover. Ed eccoci quindi al concetto di rete Italbus. Questo è un estratto di qualche settimana fa ormai, perché è stata installata nel frattempo la stazione di Lecce e altre 4 sono in via di installazione. Queste sono le stazioni che attualmente fanno parte della rete Italbus. Quindi vedete in giallo, in blu e in nero, e in bianco e anche in rosa le diverse tipologie di stazioni permanenti che attualmente abbiamo, ovvero blu, stazioni che tracciano solo GPS, giallo, stazioni che tracciano GPS e GLONASS. Poi abbiamo una forte collaborazione con la rete RING degli RGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che con un accordo ci passa praticamente i dati di oltre 20 stazioni GPS e sono quelle nere. Poi abbiamo reti locali come per esempio la Calabria, che attualmente è in fase di definizione, e stazioni per Polar, che vedremo in seguito, nella Sicilia. Quindi dov'è sostanzialmente la differenza tra un gruppo di stazioni permanenti e una rete? È facilmente schematizzabile in questa figura a sinistra, in cui vediamo una serie di stazioni permanenti di riferimento non collegate tra loro, quindi fuori dal concetto di unione organica, ognuna a sé stante, ognuna interrogabile con un proprio indirizzo IP o con un proprio numero di telefono, quindi nessuna è collegata tra loro. E come si vede, la precisione subisce il vincolo del degradamento con l'aumentare della distanza. Quindi possiamo trovarci in zone fuori dal raggio d'azione di una o più stazioni permanenti e non riceveremo mai le correzioni che noi vogliamo invece. Si passa quindi al concetto di rete, in cui tutte le stazioni permanenti hanno un legame tra di loro e in qualsiasi punto noi ci troviamo della zona, noi avremo sempre un grado di precisione ottimale, perché appunto sono inquadrate all'interno di una rete organica. Quindi si è passati da stazioni GPS permanenti singole a rete, ed è quello che succede con la rete Interfos. Diciamo quindi che con l'avvento del GPS
si è potuto ritenere in pratica le stazioni di riferimento GPS come un faro guida nel XXI secolo per quanto riguarda il rilievo topografico. Cosa non è quindi una stazione di rete di riferimento? Una serie di strumentazioni scollegate completamente tra loro, di qualsiasi genere e tipo, quindi disomogenea, che non va a costituire quindi una rete. Quindi, riassumendo, la rete Incampus è la prima in rete a copertura nazionale, che distribuisce servizi a livello nazionale in maniera condivisa, ed è l'unica rete certificata, ovvero il dato che viene rilasciato da ogni stazione permanente viene controllato, monitorato ed eventualmente corretto da un organo esterno all'AICA che controlla appunto giornalmente le coordinate delle stazioni permanenti. Quindi abbiamo due livelli di controllo di stabilità della rete, ovvero un controllo generale che appunto abbiamo nominato, che è definito dal G3, che è un'associazione scientifica tra Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Università La Sapienza di Roma, che annualmente, semestralmente e giornalmente ci invia dei report appunto sull'andamento delle coordinate delle stazioni giorno per giorno. E poi abbiamo il controllo da parte dei software LAICA di gestione della rete, il cosiddetto LAICA Spider, che permette di visualizzare lo stato della rete in tempo reale. È tutto ok, vi mostro un esempio. Eccoci qui. Allora, questo è lo stato della rete aggiornato minuto per minuto di tutte le stazioni permanenti della rete Incampus. Come vedete, così per curiosità, ci sono vari colori. Verde vuol dire sostanzialmente che è tutto ok. Rosso, che in questo momento le stazioni stanno avendo dei problemi. E blu delle stazioni che hanno avuto dei problemi ma si stanno riprendendo sostanzialmente. Quindi anche prima di uscire, diciamo, per un rilievo, trovandoci in questa zona per esempio, possiamo vedere se una stazione va oppure meno per evitare di fare un viaggio vuoto. Per questo è stato pensato. Quindi unica rete a livello nazionale, unica rete certificata da un organo esterno che è un'associazione scientifica tra tre università. Il controllo di qualità di rete si traduce poi anche nel rilascio di documenti di validazione delle coordinate, ovvero un utente, un cliente che deve presentare un lavoro e quindi è richiesto un documento che accetti, che certifichi la correttezza delle coordinate, della reference che è stata utilizzata. Il G3 permette di avere un documento, un semplice documento della stazione di riferimento, in questo caso di per esempio in questo caso sono tre in Sardegna, Mantova per Sassari e Tempio Pausania, con le coordinate, i parametri di trasformazione per la materializzazione TRF 2000, e questa è una certificazione della correttezza delle coordinate. Quindi come è fatta la rete Incampus? Come nasce e come è stata progettata? Quindi abbiamo già detto che Incampus è una rete di stazioni di riferimento a copertura nazionale e al servizio dell'operatore. Consente di uniformare il sistema di coordinate utilizzato. Questo è secondo me un grande punto, perché a livello nazionale il dato viene erogato nel sistema attualmente in vigore per l'UGM, quindi il sistema ufficiale italiano, il TRF 2000 RDM. Promuove ovviamente la diffusione dell'uso della tecnologia GPS, appunto per le motivazioni dette precedentemente, ovvero la possibilità di utilizzare un solo rover per fare i rilievi. Distribuisce correzioni in tempo reale affidabili e sicure, il discorso della certificazione. Eroga dei servizi correlati alla tecnologia GPS, che adesso vedremo. È certificata quindi da enti qualificati a tutela dell'utente e utilizza comunque sempre tecnologie più aggiornate e diffuse a livello mondiale. Veniamo nel dettaglio, ma diciamo farò un breve excursus sui prodotti e i servizi che vengono rilasciati con la rete Incampus.
le correzioni in real time, in formato standard internazionale RTCN, correzioni da stazione più vicina, ovvero noi ci troviamo in campagna, il sistema, il rover, automaticamente una volta connesso alla rete Intelpos riceve le correzioni dalla stazione che in quel momento è più vicina a Roma, e solo da quella. Però poi abbiamo correzioni di area, di tipo IMAX o MAX, in cui più stazioni concorrono alla generazione di una correzione che viene inviata da una stazione principale, cosiddetta master. E poi una serie di correzioni per soprattutto il rilievo di tipo GIS, quindi in cui non si vuole una precisione centimetrica, quindi di tipo FKB o GSIMAX, o anche correzioni virtuali di area, VRS, quindi la generazione di una virtual reference station vicina al punto che si sta misurando. Le correzioni arrivano via NTRIP, via messaggio NTRIP, con una connessione internet, quindi GPRS. Ma possono anche essere inviate attraverso telefonate, chiamate GSM, quindi chiamata GSM. Quindi i benefici di un invio di correzioni di questo tipo è comunque il rispetto degli standard internazionali, RTCM, NTRIP, eccetera, per quanto riguarda il tempo reale. Per i servizi di post elaborazione, attraverso il portale www.intelpos.it è possibile scaricare i remix, quindi file di osservazione delle singole stazioni permanenti con un campionamento da 30 a 5 secondi. È possibile scaricare remix virtuali con lo stesso tipo di campionamento, quindi da 30 a 5 secondi. Ed è possibile invece fare il processo inverso, ovvero inviare noi le nostre file di osservazione all'interno del sito e il sistema genererà, in base alle stazioni permanenti intorno al punto di cui si vogliono sapere le coordinate, genererà la correzione, quindi la coordinata corretta del nostro statico. Questo è un esempio, diciamo, di baseline che collegano le stazioni della Sardegna. E i benefici di un servizio di post-elaborazione in più rispetto al tempo reale ovviamente si traducono in un aumento della produttività, perché può succedere che in alcune zone il campo telefonico, sia GPRS che Inter che GSM, sia debole o assente, e quindi siamo costretti a effettuare degli statici. Quindi con la post-elaborazione possiamo comunque portare il lavoro a casa, un maggior risparmio e comunque l'impiego anche delle applicazioni GIS. Servizi aggiuntivi a contorno, che sono qui elencati. Un servizio di help desk, ovvero di assistenza telefonica in orario ufficio, da lunedì al venerdì, di cui io faccio parte, con il quale è possibile chiamare un numero unico in tutta Italia, è quello che vedete, e per avere qualsiasi tipo di risposta ad eventuali problemi o anche richiesta di informazioni. Quindi mettiamo il caso che lo strumento, il rover in campagna abbia difficoltà ad andare in fix o ci sia magari qualche problema di connessione, chiamando quel numero noi in diretta dal lato amministrazione con i nostri software possiamo vedere dove siete e cosa sta succedendo e quindi darvi una risposta per il problema. Un sito web dedicato, che è quello che abbiamo visto poco fa, da dove abbiamo interrogato lo stato della rete in tempo reale, che è appunto www.intelpos.it. La possibilità di avere comunicazioni sullo stato della rete, ovvero la monumentazione di nuove stazioni, la comunicazione di un eventuale problema su una stazione, quindi anche definendo dei tempi di ripristino o comunque delle comunicazioni riguardo interventi di aggiornamento software che periodicamente vanno fatti, quindi magari la rete non è fruibile per in genere due giorni nei quali noi aggiorniamo tutti i software dei computer che gestiscono la rete di Intelpos. È possibile consultare articoli di varia natura, quindi circolari catastali o articoli informativi sulla rete, sul concetto di rete e sulle novità che vengono emesse.
e anche delle utilità e delle domande più frequenti. Qualora non si voglia chiamare il numero del supporto clienti, è possibile da sé vedere quali possono essere le eventuali problematiche e trovare comunque una risposta. Quindi ai servizi si accede andando sul sito Italpos, www.italpos.it, e cliccando sul link per registrarsi. Noi proponiamo due tipi di servizi: un servizio denominato SmartNet, che in genere è di prova, gratuito, che è molto limitato, in cui noi forniamo solo le correzioni in tempo reale da stazione più vicina, in Linux per la vostra elaborazione, con campionamento solo a 30 secondi, e l'accesso alle correzioni in tempo reale tramite internet GPRS. Mentre il servizio completo in abbonamento Italpos, che, contrariamente a quanto c'è scritto qui, ha il costo, il contributo annuo di 180 euro più IVA, comprende tutta la gamma di servizi che Italpos può offrire. Quindi le correzioni in tempo reale sia da singola stazione sia da correzione di area, l'accesso al servizio di helpdesk, il download per la vostra elaborazione di file Linux con campionamento fino a 5 secondi, ma è anche possibile richiedere, qualora sia necessario, di Linux a un secondo addirittura, che però è un servizio a parte, non fa parte dell'abbonamento di Italpos. Poi l'accesso alle correzioni in tempo reale sia via internet GPRS sia via GSM, la vostra elaborazione automatica di basi statiche e il servizio di comunicazioni sullo stato della rete. Quindi con un contributo annuo di 180 euro circa. 120? 180. Quindi andando un po' a riassumere quelle che sono le caratteristiche di unicità della rete, ovviamente come ha detto il Presidente prima, per la zona di Avellino, per la convenzione che c'è in atto tra Italpos e il Collegio, il servizio Italpos, quindi tutta la gamma di servizi Italpos è gratuita per la provincia di Avellino. Quindi qualora doveste lavorare in zona potete registrarvi a Italpos senza effettuare alcun esborso e usufruire dei servizi Italpos gratuitamente. Quindi andando a riassumere un po' le caratteristiche di unicità che abbiamo appena descritto, abbiamo detto che la rete è una rete nazionale che conta di 215 stazioni permanenti al momento, ma arriveremo presto a 220. Questo è un esempio di celle che serviranno poi per la correzione di area, quindi tutte le stazioni che contribuiscono a generare delle correzioni all'interno di determinate aree. Quindi, come anche anticipavo prima della presentazione, la copertura nazionale è la possibilità di avere un unico indirizzo IP per tutta Italia. Non so se conoscete un po' come funziona, però nel momento in cui noi vogliamo collegarci a una stazione permanente, dobbiamo interrogarla o via internet, quindi interrogando l'indirizzo IP, o via GSM, interrogando quindi un numero telefonico che è a bordo di un modem collegato alla stazione. Tutte le stazioni permanenti, tutte le oltre 200 stazioni permanenti Italpos, sono interrogate impostando sul rover un unico indirizzo IP. Quindi, se l'abbiamo in Sicilia o in Piemonte, la configurazione del rover è sempre solo quella, e l'indirizzo IP è quello che vedete. Abbiamo una rete nazionale con un unico sistema di riferimento. Inizialmente la rete era inquadrata nel sistema GM95 TRF89. Con l'aggiornamento a RDR e RGM abbiamo anche noi aggiornato le coordinate delle stazioni di riferimento, e quindi tutte le stazioni di riferimento Italpos sono inquadrate nello stesso sistema RDR e TRF89. Come è nato il sistema RDN? Si è passati quindi da una rete di punti di triangolazione a una rete calcolata con 100 stazioni permanenti distribuite in tutta Italia. Quindi l'IGM ha utilizzato i dati di 100 stazioni permanenti GPS per calcolare il sistema di riferimento nazionale RDN. Vorrei sottolineare che 100 di queste, su 100 stazioni, circa un terzo, 27, sono stazioni permanenti della rete Italpos, quindi identificano comunque una
una bontà delle stazioni permanenti della rete Interbus, che sono stati, che hanno fatto parte della base per il calcolo del nuovo sistema RPM. Una certificazione da parte del G3, un ente quindi esterno costituito dal Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Università La Sapienza, che permettono quindi una certificazione, una validazione della rete, un controllo costante della qualità del dato, e comunque sviluppano un sistema di monitoraggio e di allarmistica qualora qualche coordinata non dovesse andare bene. Correzioni di realtà impersonalizzate, questo è il concetto non tanto della correzione da singola stazione, ma della correzione di area, in cui noi con il nostro rover ci muoviamo in campagna senza fare nulla, il sistema crea la cosiddetta cella, che è praticamente un poligono costituito dalle stazioni permanenti intorno, che ci invia la correzione. Se noi ci spostiamo, il sistema calcolerà un'ulteriore cella, quindi comunque sempre in aggiornamento e personalizzate per la zona in cui stiamo lavorando. Per avere oltre 200 stazioni è necessario anche, come anche in questo caso, avere collaborazioni con enti esterni e con i cosiddetti partners. Quindi sostanzialmente le stazioni Interbus sono installate grazie a e presso province, enti locali, consorzi di bonifica, università, centri di ricerca, collegi e geometri ovviamente, scuole, istituti tecnici per geometri, protezione civile, studi professionali di privati, oltre ovviamente anche alla collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci gira i dati di oltre 20 stazioni GPS. Questo si traduce ovviamente, avendo la possibilità di avere un interlocutore diretto e affidabile, in una maggiore qualità e affidabilità del dato che andiamo a erogare. La solidità, cosa intendo per solidità? Quando ho parlato di rete organica di stazioni permanenti GPS, non mi riferivo solamente alla generazione di una maglia, diciamo, di punti che sono definiti dalle singole antenne, ma mi riferivo sostanzialmente anche alla base informatica che regola la rete Interbus. Infatti, tutte le stazioni sono collegate in rete e sono gestite su software che sono su 14 computer di proprietà Leica, ospitati presso la web farm di Aruba, che quindi garantiscono il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un'assistenza da parte loro per qualsiasi tipo di problema sui computer, e quindi elevata tecnologia ed elevata sicurezza per quanto riguarda la continuità dell'erogazione del dato. Allargando lo sguardo verso quello che nel prossimo futuro sarà, la rete Interbus verrà inquadrata nel sistema più ampio di Smart Net Europe, ovvero una rete di stazioni di riferimento gestita sempre e progettata dall'AICA, che, come potete vedere dalle immagini, e qui non si vede, ma ci saranno anche stazioni permanenti in Norvegia e comunque Scandinavia, permette di avere le stazioni permanenti Interbus inquadrate in un'unica rete europea. Unica rete che vorrà dire che avrà un unico sistema di riferimento, vorrà dire ancora che avrà un unico indirizzo IP. Quindi, se qualcuno si trova a lavorare in Spagna, potrà collegarsi alla rete SmartNet Europe come se dovesse lavorare in Inghilterra o in Italia. E questo solo la rete Interbus con l'AICA lo permette. Un'altra comicità della rete Interbus è il servizio, abbiamo detto, di helpdesk. Quindi chiamando quel numero in orari di lavoro, sostanzialmente è possibile avere supporto all'utenza in tempo reale, risoluzione delle problematiche o comunque presa in carico di problematiche magari più complesse e poi girato per una risoluzione al supporto tecnico generale di Laica. E il numero è unico per tutta Italia.
Quindi chiamando questo numero rispondono una serie di me personalmente e colleghi per dare assistenza. E poi l'economicità. Ora, per voi qui a Avellino questo concetto non vi tanto, però insomma, una rete a livello nazionale che ha un costo di 180 euro più IVA l'anno per tutti i servizi che dà, senza alcuna distinzione, RDK, RIMEX, ore di connessione, eccetera, è un prezzo che comunque è un costo che sfido a trovare in tutta Italia, anche con le reti regionali, per esempio. Ed è una rete per tutti, questo è un concetto che non ho ancora affrontato, ma approfitto del punto qui per ribadirlo. È una rete per tutti gli strumenti e per tutte le marche di rover, non solo rover blanca. Quindi qualsiasi rover può accedere alla rete Interpos senza nel momento in cui non siamo fuori provincia. A quel punto la convenzione decade, quindi se io devo andare fuori devo chiamare prima e dire vado a lavorare fuori, esatto. Perché altrimenti la passo. Esatto. Perché comunque il sistema è fatto in modo tale che viene generata una cella, esatto, un poligono che abbraccia, comunque va fuori chiaramente la provincia di Avellino, però abbraccia la provincia di Avellino e quindi comunque all'interno della provincia di Avellino si può lavorare. In Avellino si porta la provincia? Poco, diciamo, poco oltre si può lavorare. Ti fa lavorare se sei al limite del provinciale. Sì, sì, al limite, sì, certo. Al limite sì, diciamo è un limite un po' lasco, ecco, non è preciso con la provincia di Avellino. Quindi economicità e rete per tutti. Quindi in quel caso ti aiuta un po', c'è cioè, uno che la mattina dice ma io sto a Salerno. Si dà una password provvisoria. No, per dire sì, come uno arriva fuori in campagna di non funziona. Ma lui non ci sei, uno chiama pure me e dice ti do la password mia, io non la uso. L'importante è che non siamo stati tre contemporaneamente. Le corsi diversi, sì, contemporaneamente. Sì. Miracolo. Quindi è una rete nazionale utilizzata attualmente da oltre 3.000 utenti registrati. Sia al servizio Smartfet che al servizio Interpos, fornisce prodotti standard, è compatibile con tutti i tipi di ricevitori, è certificata e quindi è affidabile, è aggiornata, è aggiornabile comunque alle nuove tecnologie, quindi duratura nel tempo. Nella prima immagine avete visto, e lo vedrete anche a breve, la mappa dei siti in cui c'erano le stazioni blu e le stazioni gialle. Quindi le stazioni blu sono quelle che sono nate con la rete, quindi quando il GLONASS non era ancora sviluppato e quindi erano solo stazioni, sono solo stazioni GPS. Nel tempo ovviamente con l'aumentare dell'affidabilità dei satelliti GLONASS si procede anche di pari passo al cambiamento, quindi all'aggiornamento delle stazioni, delle antenne, delle stazioni permanenti, non solo, solo GPS ma GPS e GLONASS. È economica relativamente a tutto quello che forniamo, è vantaggiosa perché comunque è permesso l'utilizzo di un solo ricevitore. E a questo punto arriviamo piano piano a quello per cui siamo qui oggi, ovvero sempre in crescita, e quindi questa è la base per i nuovi servizi che sono stati creati, progettati e sviluppati da la rete. È nata nel novembre circa del 2007 e constatava di 105 stazioni permanenti per arrivare in 4 anni alle oltre 200 della situazione attuale. Quindi è stato un bello sforzo da parte di noi. Le ore di utilizzo mensili sono circa 14.000, ovvero questo è il calcolo totale delle ore di utilizzo dei rover connessi alla rete. Utenti giornalieri, diciamo, arriviamo anche nell'ordine dei 500 utenti connessi al giorno. Mediamente ci attestiamo sui 350-400, per una media mensile di circa 1.800 utenti. Scusa, problemi di sovraccarico
Attualmente no, nel senso che comunque... Cioè se siamo arrivati 10 persone lo stesso 20 o 100? Non c'è nessun problema, perché comunque non si va ad intaccare, si va a sovraccaricare la base informatica di gestione della rete, che comunque la stazione invia la sua progressione, che la invii a 1 o a 10, alla fine è il rover che calcola la progressione. E quindi non si va comunque a sovraccaricare, non ci sono problemi di... Quando uno si connette con il telefonino, però... Quello invece è tra virgolette un problema, nel senso che noi abbiamo 7 numeri GSM per chiamare le vendite al posto. Ovviamente se un numero è occupato non si può accedere con quello stesso numero. Però diciamo che la chiamata GSM non vediamo nelle statistiche il confronto tra l'utilizzo internet e l'utilizzo GSM. È un 98% internet e 2% GSM. Il GSM viene solo utilizzato dagli strumenti di vecchia generazione che non avevano ancora il modem internet, o comunque nei casi particolari in cui internet è prezzo. Quindi per questo i numeri ve li sono sul sito, però poi magari che questo, diciamo, è il trend negli anni, nell'ultimo anno, diciamo, l'ultimo anno, due mesi, degli utenti registrati. Vediamo comunque un trend fortemente in crescita e comunque in costante crescita, sia per gli utenti registrati, sia per i rover connessi, considerando ovviamente la stagionalità. Ad agosto chiaramente c'è meno traffico rispetto a gennaio, febbraio, marzo. Quindi questa è la base, quello che è la rete Italpos, con tutti i suoi prodotti, i suoi servizi, ma l'AICA ha sviluppato di nuovi per venire incontro alle esigenze degli utenti. E qui arriviamo a descrivere i servizi Polar, definiti Polar. Cosa è Polar? Polar è un nuovo centro servizi legato a Italpos, quindi di Italpos, è basata quindi sull'infrastruttura e ha un'infrastruttura sua, quindi la rete di stazioni permanenti, il centro di elaborazione dati e il sito web, ed eroga servizi per GNSS e supporto sempre in continuità, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Andiamo a dividere i servizi Polar che vengono prodotti in due argomenti principali. Il servizio che l'utente Italpos, quindi il registrato al servizio Italpos, può ricevere sul campo, quindi denominati field, e i servizi che l'utente Italpos può ricevere in ufficio tramite il sito web, e sono cosiddetti servizi online in ufficio office. Quindi abbiamo questi due temi fondamentali, field in campagna e office in ufficio. E novità per quanto riguarda i prodotti che vengono erogati dalla rete Italpos è il concetto su cui si basa il servizio Polar. Si basa principalmente sul concetto di domanda on demand, ovvero l'utente può attivare il servizio solo su richiesta e per un periodo definito dallo stesso utente, quindi solo quando gli serve. Non è previsto un canone, ma solo il costo del servizio. Legato a questo concetto è il concetto di pay per use, ovvero l'utente paga il servizio richiesto esclusivamente per il tempo reale di utilizzo, ottimizzando così i costi. Quindi, i servizi Polar, riassumendo, sono un pacchetto di nuovi servizi innovativi, semplici e intuitivi, che comunque rispondono alle odierne esigenze del professionista che utilizza comunque strumentazione GPS. Ora qui, anche in base alle esperienze passate per generare appunto questi servizi Polar, pongo delle domande, ovvero desideri conoscere la quota del punto rilevato in campo? Ovvero, quando si è in campagna per definire un sistema locale o per altre attività, si vuole definire la quota sul livello del mare di un caposaldo, per esempio. Quindi
Vogliamo conoscere la quota geodetica del punto, del campo? Vogliamo convertire il nostro rilievo, quindi l'intero nostro rilievo che con il GPS utilizza la quota ellissoidica in quota geodetica, quindi in quota sul livello del mare? Desideriamo osservare e controllare anche per una migliore pianificazione, per esempio le squadre di rilevatori in campagna, in tempo reale su Google Map. Vogliamo verificare in ufficio il progetto in AutoCAD anche in tempo reale durante l'esecuzione del rilievo? Queste sono sostanzialmente le quattro domande a cui i servizi Polar finalmente danno una risposta. Quindi il servizio Polar si può definire come il tuo assistente sia in campagna sia in ufficio, e i servizi sono fruibili attraverso il sito www.polarweb.it. Tra poco vi vedremo. Questo è il sito internet in cui ricordo gli utenti Italpos possono accedere con il loro username e password per fruirne. Quindi attraverso la username e password si accede nell'area personale dove ci sono tutti i servizi. Eccoci. Questo è il sito internet e andiamo a vedere prima elencandoli, poi nel dettaglio i vari servizi. Il cosiddetto My Area, ovvero il mio archivio personale. In quest'area è possibile avere quindi uno spazio web personale a disposizione per il salvataggio dei lavori e di file personali. È praticamente un'area web all'interno del quale è possibile caricare e gestire dei lavori presto online, mentre attualmente è possibile caricare e gestire dei file personali nell'area gestione file, quali immagini ed archiviazioni di file contenenti i risultati ottenuti dai servizi Polar. Quindi abbiamo un nostro contenitore personale in cui possiamo archiviare i nostri report e caricare e gestire dei file di lavoro. Poi abbiamo il My Google View, che si suddivide in offline e in tempo reale. Il servizio My Google View, come c'è scritto, permette all'utente Polar, tramite la visualizzazione su Google Map, di avere la restituzione della posizione e del percorso di uno o più rover satellitari GNSS e GPS su Google per una determinata sessione di lavoro. Il visualizzatore offline permette la visualizzazione di una o più sessioni passate nel tempo, quindi prima della data odierna. Il visualizzatore in tempo reale permette di definire e di visualizzare Google Maps attualmente il percorso di uno o più rover. Adesso vediamo qualche esempio. Diciamo, questo è un esempio. Anzi, allora qui chi è prima via forse va bene, c'è praticamente un utente che sta partendo dai punti e su My Google View vediamo la traccia di quello che sta facendo il nostro collaboratore o il nostro operatore. Quindi in questo caso sta girando in una rotonda e ogni punto che batte viene immagazzinato e registrato in tempo reale. Ovviamente il rilievo finirà prima o poi, ecco la traccia del nostro Google in tempo reale. Arriviamo al MyGeoid, cioè ovvero la mia quota sul livello del mare sia in tempo reale in campagna sia in ufficio. Il servizio del MyGeoid Field, quindi in campagna, funziona in questo modo. Nel momento in cui noi siamo con il nostro rover su un punto di cui noi vogliamo conoscere la quota non ellissoidica ma geodetica, noi rimaniamo fermi in fix, quindi in precisione sul punto, inviamo un SMS dal cellulare che come testo ha le seguenti scritte, ovvero la username, per esempio RossiMGeoid, la password numerica, che è la password di Italpos e di Polar, e il mount point che viene
che viene ricavato in pratica dalla username. Viene inviato questo SMS a un numero che è il 335 33 48 90 e nel tempo di, in base alla connessione telefonica, al campo telefonico in campagna, nel tempo di 2-3 minuti si ha la restituzione sempre tramite SMS della quota geodetica del punto che noi stiamo misurando. Inviamo il messaggio. E di ritorno arriva un SMS di risposta in cui ti viene indicata la quota giuridica e la posizione attuale del rover. Il MyJoint Office, al contrario, permette il calcolo della quota giuridica di uno o più punti di cui noi abbiamo le coordinate e la quota giuridica. Quindi noi mettiamo le coordinate e il sistema ci calcola la quota geodetica, sia per un punto la cui quota viene visualizzata a schermo e poi viene registrata nell'area gestione file personali, oppure una serie di punti opportunamente formattati, ovvero viene caricato sul sistema un file di testo, un CSV, di cui è possibile vedere un esempio sul sito, e come risposta noi abbiamo un file che noi andiamo a visualizzare nella nostra My Area, che è questa. Queste sono tutte le richieste di quota geodetica che noi abbiamo effettuato nel tempo e abbiamo il riassunto delle coordinate della quota sia ellissoidica che geodetica del nostro rilievo. Un altro servizio fondamentale è il MyCard View. Il MyCard View permette all'utente Polar la restituzione della posizione del percorso di uno o più rover GNSS per una determinata sessione di lavoro in ambiente direttamente AutoCAD. Quindi il MyCard View consente di visualizzare in AutoCAD in tempo reale, tramite il programma MyCard View, che viene scaricato direttamente dal sito, il percorso di uno o più rover. E il servizio MyCard View richiede ovviamente l'installazione sul proprio computer del software MyCard View e del software AutoCAD nelle versioni dalla 2004 alla 2010. Sul sito sono disponibili le varie versioni di MyCard View per le singole versioni di AutoCAD. Quindi si scarica ed è praticamente un programmino che viene lanciato insieme ad AutoCAD. Quello che facciamo sostanzialmente è verificare sia in tempo reale sia a posteriori il percorso su, direttamente, una volta configurato il progetto, direttamente su un progetto AutoCAD. Quindi possiamo verificare un picchiettamento o qualsiasi altro tipo di applicazione che vi possa venire in mente in ambiente AutoCAD in tempo reale. Per garantire la certificazione del dato Polar che viene erogato è possibile utilizzare il servizio del My Certificate, ovvero il log del tuo rilievo. Cosa vuol dire? Nel momento in cui noi ci connettiamo alla rete, quindi il rover si connette alla rete, immagazzina dei dati nel tempo. Quindi da prima la posizione sarà submetrica, poi si andrà in differenziale in GPS e poi magari si arriverà a FIPS, ovviamente, per iniziare il rilievo. Il My Certificate è appunto un servizio che fornisce all'utente informazioni su una o più sessioni di misure eseguite con Interpos. Per accedere al servizio basta inserire i dati nei campi e l'utente riceverà un file in formato PDF con indicati la localizzazione geografica della zona in cui è stata eseguita la sessione di misura, il numero medio di satelliti utilizzati durante la sessione, il tipo di correzione usata, NRT, MAX o URS, la tipologia del messaggio delle correzioni, quindi RTCM e versione, e la percentuale del tempo del rilievo in fixed, con la reference utilizzata. Adesso la vedremo meglio. Praticamente è un PDF che certifica con MyQuality il lavoro che noi abbiamo fatto, la zona, il nome utente, il
temporale della connessione, le coordinate della posizione media, il numero medio di satelliti utilizzati durante il lavoro, di cui GPS e GLONASS, il tipo di correzione usata, il tipo di messaggio utilizzato, la percentuale del tempo del rilievo in FIX e la referenza utilizzata, con la descrizione dettagliata per ogni singolo campo. Quindi, qualora doveste presentare un lavoro con delle richieste particolari sulla qualità del rilievo svolto, è possibile attraverso questo certificato. Ecco. Questo è il riassunto. Quindi, una volta connessi all'area Polar, nella home page, nella pagina principale, noi abbiamo il riassunto del credito che noi abbiamo a disposizione, ovvero della quantità di servizi che sono stati richiesti e che sono stati utilizzati. Quindi informazioni sul consumo, poi vediamo nel dettaglio anche le tariffe, diciamo, per ogni singolo servizio, le ricariche. Il concetto dei servizi Polar si basa sul concetto di ricariche, ovvero noi possiamo, come le schede telefoniche, effettuare delle ricariche per l'utilizzo dei servizi Polar. Quindi noi vogliamo 10 euro di ricarica che corrispondono a 10 crediti, o 20 euro 20 crediti, o 50 euro 50 crediti. Questi 50 crediti poi noi ce li gestiamo come vogliamo. Abbiamo a disposizione un monte di 50 crediti e in base all'utilizzo verranno poi scalati. Vediamo le condizioni di vendita tra poco. Le ricariche possono essere effettuate direttamente con carta di credito sul sito GeoCommerce. Per i servizi Polar Plus abbiamo questi tre tipi di ricarica: da 10, da 20 e da 50 euro più IVA, che si traducono in 10, 20 e 50 crediti. Quindi quello che chiediamo ovviamente a chi è registrato alla rete del Collegio del Rito può già farlo, ovvero se sei utente Italpos puoi accedere con le tue username e password al sito www.web.it e completare, diciamo, la fase di registrazione per avere attivi i servizi. Se non sei ancora utente Italpos, ovviamente è necessaria prima la registrazione ai servizi Italpos. Fino al 15 giugno erano stati, per promozione, appunto per il lancio dei servizi Polar, erano stati proposti agli utenti Italpos 100 crediti da utilizzare per provarlo. Quindi gli utenti Italpos potevano accedere nella propria area personale e provare il servizio. Questa promozione, dalle ultime notizie che ho, è stata prorogata fino al 30 luglio. Quindi chi di voi è iscritto a Italpos, è interessato, ha 100 crediti a disposizione per provare i servizi. Quindi sostanzialmente chi misura, abbiamo visto oltre 3.000 utenti registrati, si affida alla rete Italpos. I servizi Polar ci danno quella mano in più per risolvere i nostri problemi. Facciamo una carrellata sulle principali applicazioni che la rete Italpos e i servizi Polar possono avere nei vari campi, per esempio rilievi catastali, in cui ovviamente le correzioni in tempo reale e per esempio il MyGoogle o MyCAD possono averla per la maggiore. Topografiche, in cui più che altro la post elaborazione di basi statiche o il MyGeoid possono essere utili per questo tipo di applicazioni. Movimento terra, correzioni in tempo reale e Polar per quanto riguarda il MyGoogle View, ad esempio. Lo stesso per l'agricoltura di precisione. Per applicazioni legali, per vedere esattamente dove è successo qualcosa, possiamo utilizzare sia la rete Interpos per la rete K o per la post elaborazione, sia il MyGoogle e il MyGeoid e così via. Per applicazioni di monitoraggio, più che altro in questo caso monitoraggio, quindi basi statiche, quindi sostanzialmente solo Interpos. Applicazioni GIS per la sicurezza, per i rilievi, per esempio in zone di frane, come pianificare l'utilizzo di squadre per andare a rilevare le zone di frane, col MyGoogle,
applicazioni scientifiche e legato al monitoraggio e controllo del territorio. Quindi abbiamo lo slogan Eco dei Servizi Core, un mondo di servizi. E ovviamente non ho discusso perché ancora non sono stati implementati, ma ne verranno fuori degli altri. Quindi servizi che riguardano l'assistenza online, che riguarda sia Italbus sia Polar, con il numero di Helpdesk, un nuovo servizio che a breve uscirà, l'Active Assist, ovvero se si hanno dei problemi sul rover in campagna, attraverso l'Active Assist è possibile un collegamento da parte dell'operatore di Helpdesk da remoto direttamente sul rover. Molte volte ricevo telefonate che riguardo un aggiornamento software e quindi perdite di configurazioni, quindi necessità di fare nuove configurazioni. E l'utente non sempre è pratico, diciamo, delle varie pagine in cui comunque uno va a dettare. In questo modo, se voi conoscete il concetto del TeamViewer, non so se qualcuno di voi lo utilizza sui PC, è possibile io dal mio PC in diretta mi posso collegare direttamente sul rover e vedere la schermata del rover e l'utente vede quello che io faccio. Qualsiasi rover su questo rover file. Questo è un servizio Active Assist per il rover. Però ecco, diciamo, in fase di ultimazione della parte dello sviluppo e quindi dopo l'estate non credo che verrà lanciato. Un service con varie tipologie di contratti di manutenzione, Basic, Blue, Silver e Gold, sempre attivi. La possibilità di partecipare a dei corsi, corsi di approfondimento e di approfondimento professionale, cosiddetto GeoCampus, di cui vedete il link, in cui è possibile acquisire le tecniche base, intermedie e avanzate di tutta la strumentazione, da GPS alla Toscana. Quindi ci sono una serie di corsi che vengono organizzati con un calendario. La sede operativa è in genere a Rio San Vicente a Reggio Emilia, dove una persona può, corsi che durano comunque, non sono brevi, quindi sono abbastanza approfonditi, diciamo fino a 3 settimane non continue, ma fino a 3 settimane per il corso avanzato. No, sul posto. Una persona può andare anche col proprio strumento, chiaramente, per approfondire. E questo, diciamo, è la presentazione dei nuovi servizi di cui voglio parlare, quindi Vitalbus e Polar. Io avrei terminato. Grazie.